Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Diego Carpentieri, che mi chiede di parlare del film del 1942 di Michael Curtiz, Casablanca. Che dire di Casablanca con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, che è un capolavoro della storia del cinema. Anche Nero meraviglioso, storia di spionaggio splendida, ambientata nel 1941 appunto a Casablanca, dove Rick, biscazziere, gestisce un locale praticamente, e a un certo punto torna a Casablanca insieme a Victor, il suo fidanzato, la sua vecchia fiamma. E il nostro Rick a quel punto decide di recuperare due passaporti nuovi per cercare di scappare con lei, e poi alla fine cambierà il piano, e lì il famoso finale, insomma, di Casablanca. Il film è lì, non nazistica in sé, ma insomma è un film meraviglioso. La messa in scena è splendida, il regista dimostra una tecnica spaventosa, Humphrey Bogart e la Bergman hanno un'alchimia di quelle che si trovano raramente nel cinema, anche d'epoca, insomma un'alchimia incredibile fra i due personaggi. Il film è quindi classicissimo, uno di quei film che vanno visti 6.000 volte, con quel finale assolutamente tragico da una parte, ma incredibilmente quasi comico dall'altra, insomma. Personaggio, quello del nostro Rick, è meraviglioso per come è costruito, suona l'ancora Sam, insomma, e che dire di più, musica eccezionale, fotografia da urlo, un'idea proprio di narrazione del cinema splendida. Il film è tesissimo, riesce a essere melodrammatico quando deve essere, riesce a essere puro spionaggio quando deve essere puro spionaggio, riesce ad essere un noir con i controcazzi, un film recitato benissimo, con addirittura Claude Rains dentro, un film veramente di quelli che dovreste aver visto tutti almeno 1.000 volte. Mi fa piacere, forse l'avevo già messo nei classici, lo rimetto in questa mia recensione richiesta appunto da Diego, perché non si sa mai, magari qualcuno nella propria vita si è fatto sfuggire veramente questo capolavoro in mani di Michael Curtiz, che è un regista di enorme talento, quello forse filma il suo film più famoso, sicuramente il suo film più calte, e questo Casablanca, insomma, rimane una pietra miliare assoluta del cinema americano degli anni 40 e del cinema tutto, un film straordinario con un Bogart, come ho detto, ineccepibile, con un finale che ha fatto storia, ripreso anche dal mitico Provaci ancora Sam, del Peace, scritta e non diretta però dal grande Woody Allen, insomma, che riprende il personaggio anche per tutto il film, oltre che il finale, insomma un film meraviglioso che ha fatto storia, un cult puro che spero non vada a scomparire con le nuove generazioni, che per loro è tutto vecchio dopo 2 mesi. Quindi mi raccomando, guardate questo Casablanca, vi sotto metterò il link, mettete mi piace, iscrivetevi sopra la patata donazione Patreon, ma l'importante è che non vi facciate sfuggire questo grande capolavoro della storia del cinema.